Sì, grazie, sarò in realtà molto più breve. Noi abbiamo presentato appunto un emendamento poi simile a quello presentato dalla Giunta, poi in parte corretto, nel senso che appunto ci eravamo accorti che una parte fondamentale di quella che è l'impresa turistica, cioè quella delle discoteche, che già insomma non versa in condizioni ottimali, era stata esclusa da questo provvedimento. Vedo che per fortuna è stata accolta la nostra richiesta, è ovvio che però all'interno di quella categoria che è formata dalle discoteche, dalle sale da ballo, sono presenti anche i night club. Chiaramente noi chiediamo che questa tipologia di locale venga esclusa dalle agevolazioni, dai finanziamenti dei Confidi, perché insomma non c'è bisogno di star qui a illustrare quelli che sono i rischi legati a questa attività. Non ne voglio fare una questione morale o moralistica, però chiaramente sono le retate all'interno di questi locali, sono all'ordine del giorno, i rischi di sfruttamento della prostituzione piuttosto che di traffico di droga sono ancora più elevati rispetto a quelli che ci possono essere in discoteche o locali da ballo, forse ancora meno, e quindi chiaramente abbiamo chiesto l'esclusione. In realtà c'è stato un lavoro assieme ai tecnici dell'assessorato, per cui noi escludiamo quella parte, perché credo stia arrivando un altro emendamento da parte dell'assessorato che esclude appunto i night club tra i beneficiari delle agevolazioni dei Confidi, ma gioco forza sono rimaste incluse perché il codice Istat è quello e non si poteva fare diversamente. Quindi nella sostanza è stata accettata la nostra richiesta con un aggiustamento solamente tecnico. Noi ovviamente chiediamo però anche un'altra cosa, perché viceversa in questo provvedimento sono state inserite le imprese edili. Noi non siamo d'accordo su questo concetto. Ovvio, ci è stato detto, sono state inserite perché solo relativamente a quelle imprese che ovviamente vanno a operare nel settore turistico. Noi chiediamo una limitazione, perché paradossalmente può capitare che all'interno dei Confidi ci sia una predominanza di imprese edili. No, cioè i Confidi per questo settore, per il settore del turismo, devono essere formati prevalentemente da aziende che operano nel settore turistico. Le imprese edili devono essere eventualmente accessorie, onde evitare che si vada ad alimentare una speculazione edilizia, e direi che di tutto abbiamo bisogno all'interno della nostra regione, fuorché di altra speculazione edilizia e di altro mattone. I nostri emendamenti nella sostanza sono questi. Quello relativo alle discoteche, nella sostanza abbiamo visto che ci è già stato accolto, anche se ancora non si è votato, spero non ci siano sorprese. Vedremo riguardo le imprese edili cosa farà la maggioranza.